la prima persona è il consigliere Borracino, poi c'è lei, poi mi è stato detto che forse si è prenotata l'assessore Lotta e quindi poi a chiunque, così c'è liberi, il senatore perfetto. Ok, va bene. Allora adesso do un attimo la parola, do il suo incarico di 5 minuti all'avvocato Camacho. Benissimo, qualche iniziativa da fare insieme, perché non è bello parlarsi addosso e poi un giorno dopo è finito tutto. Noi abbiamo bisogno di voi, soprattutto i nostri rappresentanti. Avvocato. Allora, l'avvocato Camassa è del Comitato per l'Aeroporto Comune di Grottaglie. Prego, Oscar. L'aeroporto di Grottaglie, essendo un aeroporto abbastanza grande, che è chiuso già da un po' di anni, è, per esempio, può diventare il cuore pulsante dell'economia e del commercio e del turismo. Nel sud-est della nazione ha un indotto aeroportuale più grande d'Europa, con una potenzialità di enorme crescita se viene aperto anche se unito alle forze della Marina Militare. Quindi, essendo al porto che si trova tra il Salento, la Matera, Bari e l'Alto Ionico, ha un ruolo strategico per lo sviluppo degli scambi turistici. Bene, quindi il pensiero del comitato, cioè il fatto che le notizie sono sì. Che cosa? Allora, noi abbiamo fatto questo ricorso, il primo cittadino di Taranto, l'avvocato Russo, proprio per poter fare in modo che l'aeroporto venga aperto agli scali civili e quindi venga utilizzato come voli civili. Invece per ora sono utilizzati solo, cioè è solo militare ed è chiuso al... Va bene, grazie avvocato, grazie.